ecco il nuovo cartellone per la nuova stagione, 10 spettacoli a prezzi anche accessibili per tutti. Sì, diciamo che questo è il nostro scopo abituale, perché abbiamo una fetta di pubblico, uno zoccolo duro che ci è vicino, perché apprezza un po' le cose che noi programmiamo, ma anche perché riusciamo a mantenere un prezzo basso, cercando di dare anche qualche nome importante, qualche primizia, diciamo che le nostre possibilità, lo spazio che abbiamo a disposizione, diciamo come palcoscenico, poi ci consente di fare. Quest'anno abbiamo allungato, l'anno scorso erano 9 spettacoli, quest'anno siamo passati a 10, perché molti spettatori in un questionario che noi distribuiamo ci hanno detto: ma perché vi fermate a marzo, perché non l'allungate ad aprile? E noi poi ci annoiamo nel mese di aprile, e quindi siamo riusciti ad allungare. Siamo riusciti, credo, a fare una cosa un po' difficile, a rimanere nella tradizione senza avere nessun, tranne proprio una piccolissima eccezione, nessuno spettacolo di tradizione nel senso stretto del termine, cioè non ci sono Eduardi, non ci sono Scarpetta, non ci sono diciamo testi classici. Forse l'unico riferimento è questo recital su questo omaggio a Viviani di Ernesto Lama. Poi per tutto il resto sono 6 spettacoli teatrali, ma legati alla tradizione, cioè sono spettacoli che scritti in modo tradizionale ma ambientati ad oggi, scritti da autori anche nuovi, quale può essere Gennaro Morrone, che è qui presente con noi questa mattina. Quindi sono delle posciate, dei rifacimenti di testi, però ambientandoli oggi con delle tematiche attuali, come può essere poi quello dello spettacolo di Edoardo Tartaglia, che ci ha abituati nel tempo a degli spettacoli teatrali, dei film molto interessanti, in cui sembra un argomento banale ma l'argomento è molto molto importante. E quest'anno l'argomento è il miracolo di San Gennaro, quindi la chimica del sangue di San Gennaro, che deve essere riciclato, deve essere clonato, e quindi una bella storia molto molto divertente. Sono 10 spettacoli, dicevo, 6 spettacoli teatrali, 3 recital. Abbiamo il piacere di avere Maurizio Casagrande come secondo spettacolo, abbiamo Edoardo Tartaglia, l'abbiamo detto, poi abbiamo 3 spettacoli nostri, ma nostri nel senso con Gennaro Morrone protagonista l'uno e Gino Cogliandro protagonista l'altro. Gino, fra altri, ieri si è operato alle corde vocali, quindi gli facciamo un grande in bocca al lupo, che possa più presto riprendersi. Mi ha scritto: non posso parlare per 3 giorni, quindi non mi chiedere niente, quindi fra 3-4 giorni lo richiamiamo. Sono 10 spettacoli, cartellone comico, quindi c'è teatro comico e diciamo recital comico teatrale. Gli appuntamenti sono questi qua: cominciamo il 28 e il 29 ottobre, finiamo il 7 e l'8 aprile, ce n'è per tutti i gusti, il costo è bassissimo, fra l'altro per i vecchi abbonati viene confermato un prezzo super scontato di 120 euro, che è proprio minimo, per i nuovi abbonati 150, ridotti 130, il botteghino è aperto anche in estate tranne nella pausa di Ferragosto, quindi vi aspettiamo e contiamo sull'aiuto che i giornali possano, il giornale, la televisione e tutti i media possono darci, perché il teatro nuovo ha bisogno del vostro aiuto per tenersi in vita. Oggi non è facile gestire un teatro, abbiamo un fitto abbastanza alto per i tempi che corrono, abbiamo delle spese di gestione abbastanza alte, abbiamo anche dei contributi per i quali ringraziamo comunque il Comune di Salerno, che ci è sempre stato vicino a noi e alla città teatrale in senso lato, e anche la Regione Campania con le sue leggi. Purtroppo ci sono degli arretrati della Regione Campania che allungano nei tempi sia l'assegnazione dei contributi che la liquidazione. Spero, pare che finalmente per quest'anno si riesca ad azzerare gli arretrati che risalivano al 2013, quindi vi lascio immaginare pagare e anticipare spese di gestione per 50, 60, 70 mila euro l'anno per poi prendere 10, 15 mila euro fra 3-4 anni. Quindi diciamo, abbiamo bisogno del pubblico, abbiamo bisogno degli sponsor, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia una mano in più, perché noi, oltre che fare cultura, diamo lavoro direttamente al teatro, direttamente con degli attori, dei registi, degli scenografi e tutto quanto gira intorno al teatro, ma diamo lavoro anche aprendo il teatro e ospitando compagnie. Quest'anno, dimenticavo di dirlo, ho cercato e ho fatto in modo che potesse venire anche Michele alla Ginestra, una compagnia di Roma che ha chiaramente più costi, ma è uno spettacolo bellissimo e divertentissimo, e quindi spero che, rimanendo in questo solco della tradizione, ma una tradizione comica e una tradizione attualizzata. Grazie comunque.